sì, siamo davanti, giusto? Noi siamo Sandro e Giorgia, wow, ti video sempre una pioggia. Con mamma Cinzia quanto noi combiniamo. Ok amico, una camera, una camella, ciao! Giorgio, ti piace? Tanto di non hai paura? No! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Vi state chiedendo dove è la Giorgia? Ve lo faccio vedere subito. Giorgia è qui nel lettone nostro insieme a mamma Cinzia, perché guardate che cosa stanno preparando le valigie. Perché Giorgia? Perché andremo in vacanza insieme a voi, ma non vi possiamo dire dove andiamo. Sì, non lo possiamo dire, anche se continuate a vedere il video capirete dove stiamo andando. Però vi possiamo dare dei suggerimenti. Guardate, nella mia valigia abbiamo messo una mascherina e abbiamo messo delle pinne. Quindi Giorgia, vuol dire questo che stiamo andando a sciare, giusto? Babbo, ma con la mascherina e le pinne mica si va a sciare. Giusto, quindi abbiamo già detto tanto. Sì. Quindi vuol dire che stiamo andando in una zona di mare. Però non vi diciamo dove. È vero. Mamma, come sei messa? Hai preparato già tutto? Allora, la mia valigia è pronta, quella di Giorgia è da chiudere. Mancano le ultime cosine. Oh, quante cose, Giorgia! Piena zeppa. Giorgia, è vero che ci dobbiamo stare una settimana al mare, però hai portato la roba quasi anche per quest'inverno. Dai. Non si sa mai, Non certo, perché questa qua... Io invece mi sto portando anche... Ovviamente il mio portafoglio con dentro tutti i 50 euro che vinco. Ma non si dice, vabbè. Va bene, va bene. Poi il mio telefono ovviamente per giocare un po'. Ok, aspetta, però facciamo vedere il tuo telefono ai nostri amici da casa. Ha una cosa molto particolare che ce l'ha solo Giorgia. Il mio telefono c'ha il sederino. C'ha le chiappe. Le chiappine. Le chiappine. Ma che schifo però, dai. Vabbè, poi cosa ti stai portando? Vediamo. Intanto qui dentro ci avevo già messo bufalino. Che ti serve per dormire? Sì, poi la lucina. Poi orso grande cuore, che è un altro pupazzino. Un librino con dentro un sacco di enigmi. Ok. Il tablet. E anche il tablet è pronto. Mamma Cinzia, se sei d'accordo con me, chiudiamo le valigie, chiudiamo le finestre e direi di partire. Ok. Ragazzi, queste sono tutte le valigie che ci dobbiamo portare per una settimana di vacanza al mare. Ora non ci resta che caricarli in macchina e... E si parte! Finalmente! È vero! Sì, siamo tranquilli! No, Salvo! Ma non stava registrando! No! Bisogna uscire di nuovo tutte le valigie e rifarlo da capo. Eh sì, i nostri amici vogliono vedere, no? Certo, Allora. Non c'è cascato. Vieni, Giorgia. Finalmente siamo arrivati, ragazzi, in albergo. Abbiamo fatto veramente tante ore di strada con la macchina perché abbiamo trovato incidenti, rallentamenti. E quindi anziché 4 ore abbiamo impiegato quasi 8 ore di viaggio in macchina per arrivare a Milano. E finalmente siamo in albergo. Qui c'è la mamma. Ovviamente abbiamo già la camera sotto sopra con le valigie perché ci stiamo preparando per andare a letto. Qui forse dove dormirà Giorgia, dico forse perché alla fine dormirà probabilmente con la mamma. Però chissà dov'è Giorgia, vediamo. Eccola, è qui che si sta lavando i denti per andare a letto. Ragazzi, allora mi sono fatta la doccia, lavato i denti, messa la cremina per il dente. E mi sono messa anche, l'ho già detto, mi sono messa in pigiama. No, ancora non l'hai detto. Mi sono messa in pigiama e ora vado a letto. E perché domani ci dobbiamo svegliare alle 4 del mattino per andare a prendere il volo. E io ho preparato anche l'outfit per volare. Questa maglietta con le scarpe, ovviamente qua ci sono i calzini, questi pantaloni e questa felpina magari se mi fa freddo. Però adesso vado a letto e ci vediamo domani. Ciao! Allora, siamo in aeroporto, sono le 4 della mattina, qui c'è Giorgetta, molto stanca, mamma,
e siamo qui in aeroporto e stiamo cercando il gate. Il gate per prendere poi l'aereo. Ragazzi, non c'è nessuno, guarda, vi faccio vedere. Impressionante! Non c'è nessuno, Giorgio, non c'è nessuno! Babbo, ma... posso fare quello che mi pare, posso correre? Posso saltare? Ma non c'è nessuno! Posso togliere il cappello? No, questo non lo posso togliere, questo no. E quindi ora cerchiamo il gate, poi ci riposiamo un pochino perché siamo veramente stanchi. Sali in aereo, ma ancora non vi abbiamo fatto vedere dove stiamo andando, quindi ancora qualche attimo d'attesa, vi faremo vedere il tabellone dove ci sarà la destinazione, giusto Giorgia? Sì. Ragazzi, ci siamo, ci stanno quasi per imbarcare, guardate dove stiamo andando. Giorgia, dove si va? A Sharm el Sheikh, cioè in Egitto. In Egitto! Ora vi facciamo vedere tutto l'imbarco, quando arriviamo sull'aereo e quando dormiamo. No! Babbo, non vedo l'ora! Guardate ragazzi, siamo davanti, giusto? Giorgia, ehi, ci siamo quasi, questo è il nostro aereo che ci porterà dove, Giorgia? A Sharm el Sheikh. Comunque adesso dobbiamo staccare ragazzi perché non voglio... Buongiorno, il comandante. Dobbiamo staccare. Ragazzi, finalmente dopo tante ore di viaggio siamo arrivati e guardate, siamo dentro la nostra stanza d'albergo. Qui c'è la mamma. Ciao. Qui c'è la Giorgina che sta giocando con la sua corda, saltacorda. Mi ricordo, non me lo ricordo nemmeno io. Giorgia, che dici? Vuoi fare vedere ai nostri amici la nostra camera? Te la senti? Sì. Vai, vai, ti do la telecamera e fai vedere ai nostri amici dove noi dormiremo per una settimana. Ok, qui è il mio letto un po' disordinato perché ci siamo ovviamente riposati. Qua c'è la mamma che era dentro l'albergo. Mi hanno trovato qui, non ho fatto sì. Il viaggio. Qui invece c'è il lettone, una scrivania, una televisione, c'è cioè di tutto. Poi qua valigie, cose, armadio. E qua c'è il bagno. Raga, la doccia è gigante, cioè guardate, è enorme. Ma fagli vedere ai nostri amici che cosa hanno portato al babbo 2 minuti fa. Ok, ragazzi, come sapete, e se non lo sapete ora lo sanno, Oggi è il compleanno del babbo. Esatto, oggi è il mio compleanno e qui quelli della struttura dell'albergo mi hanno fatto un piccolo regalo. Glielo fa vedere te? Sì. Gli hanno dato una torta. Happy birthday, che sarebbe buon compleanno. Esatto, buon compleanno a Babbo Salvo. A questo punto ora noi andiamo a cena e poi si va a nanna perché ancora siamo un po' stanchi dal viaggetto. Invece da domani sarà una grande avventura. Continuate a seguirci e ovviamente lasciateci un bel like perché vi faremo vedere tutto quello che c'è da fare in questo bellissimo villaggio. Vi anticipo che c'è una bellissima spiaggia enorme. Sì, giusto. Ma poi di là ci sono anche 1 miliardo di piscine, cioè 9 piscine ci sono. Ci sono 9 piscine e c'è anche un parco acquatico gigante con tanti scivoli, tanti scivoloni e così via. E ovviamente c'è anche quello dei bambini piccoli. E anche quello dei bambini grandi come me, sì, eh? Piccoli e grandi. Allora Giorgia, io direi di andare a mangiare e con i nostri amici ci vediamo domani. Ciao! Ciao! Buongiorno a tutti ragazzi e oggi è il secondo giorno perché diciamo che ci siamo svegliati ora ma siamo molto più riposati e siamo ancora un po' sonnati perché ancora dobbiamo andare a fare colazione. Ciao ragazzi, io ho tanto sonno. Guardate che completo bello che ha comprato. Mi piace ragazzi, tutto blu, sembra un puffo, grande puffo. Qui invece c'è la mamma che sta preparando le cose per andare a fare snorkeling. Queste qua sono le mie nuove pinne, perché poi io non ce le avevo. E è poi, vero, sì. Chissà se sarai capace a usarle. Lo scopriremo più tardi. Ragazzi, secondo me non mi riuscirà a usarle, perché di già le ho provate nella nostra piscina con le pinne della mamma.
proprio negata. Però poi lì posso respirare sott'acqua, quindi sarò più brava di sicuro. Che dici invece se adesso si va a fa colazione, che c'è una fame tremenda? Sì, anch'io, dai, andiamo. Andiamo. Siamo quasi arrivati al ristorante. È lassù, ragazzi. Spero che non sia chiuso, perché in realtà stiamo andando a fare colazione alle ore 10. Ragazzi, siamo fortunati, il ristorante è ancora aperto. Wow, Giorgia, guarda, guarda qua, quanti pasticcini. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, guardate che cosa mangiamo per colazione. Io ho preso un po' di misto, piccoli cornettini, donuts e così via, mentre la Giorgia ha preso... Ha preso i pancake con marmellata, miele e succo di acero. No, niente, solo marmellata. E miele, vale. E miele. La mamma? Un po' di tutto. Un po' di tutto. Il pancake. Adesso si mangia e poi si va a farci un bel bagno. Ragazzi, ci troviamo sul pontile che ci porta, diciamo, nella barriera corallina. Giorgia, allora, com'è questa? Questo pontile è bellissimo. Guardate quanti pesci. Pesci. Sono bellissimi, ragazzi. Ma ti riesci a camminare in questo pontile? A me sì, alla mamma no. Ma perché no? Perché va a tempo di onda. Va a tempo di onda. Ah, oh, questo è pesce palla. Pesce palla, amore. È secco per ora. Se lo facciamo paura? Vai, mamma, chiude la te. Guarda, Giorgia! Guarda! Wow, ma che bella! Hai visto? Ci sono i fiori! No, vabbè! No, ci ha messo il suo grande cuore! Che bello, amore! Ti piace? Sì, è bellissimo! Ma io non capisco come fanno a fare queste sculture con gli asciugamani, ma... No, vabbè, è troppo bello! No, vabbè, anche questo è bellissimo, c'è il cuore con i petali, i fiori. Wow, è fantastico, è tutto bellissimo. Però adesso è l'ora che mi riposo, perché sono un po' stanchina. E quindi a dopo, ciao. Ragazzi, si è fatta sera, sta quasi per passare un'altra giornata. E Giorgia praticamente con la mamma erano dal centro estetico a farsi qualcosa ai capelli. Quindi adesso è arrivata l'ora di farvi vedere che cosa si sono fatte. Giorgia, mamma, venite un attimo qui. E uno, due, tre. Oh, olè, guardate la Giorgina. Allora, Giorgia, ci spieghi cosa hai fatto? Io prima ero al Kids Club, che sì, sarebbe il mini club, però per bambini un pochino più grandi. Poi babbo mi è venuto a prendere perché avevano finito e la mamma aveva già iniziato a farsi le trecce. Esatto. Poi mi hanno fatto scegliere e ho scelto questa acconciatura che ha fatto un po' male quando me l'ha fatto. Cioè, mi prendeva dei ciuffetti piccoli piccoli, poi mi prendeva la ciocca finta, ovviamente, per farmele più lunghe, e proprio tirava. E il colore che hai scelto è? È fucsia, bello acceso e celeste. Mi sembra più un rosa che un fucsia. Eh sì, rosino, però molto più acceso. Ma adesso è arrivato il momento di far vedere anche la mamma, perché anche la mamma si è fatta le trecce. Giorgia, facciamo vedere ai nostri amici come mamma si è fatta le trecce? Dai, sì, babbo, fallo vedere. E guardate, uno, due, tre. Questa è la mamma Cinzia. Ta-da! Guardate, guardate, lei invece ha scelto arancione e nero e ho tutte le treccioline su tutta la testa. Ok, allora girati così facciamo vedere. Guarda, per bene. Guardate, aspetta, mi avvicino io con la telecamera. Guardate, guardate.
a questo punto, ragazzi, vi salutiamo. Ci vediamo domani con un'altra giornata. E che ho saputo che domani mattina, dopo colazione, in spiaggia, Giorgia, che cosa fanno? C'è la schiuma party, ragazzi! Non ci credo, che bello! Quindi ci vediamo a domani! Buongiorno a tutti, ragazzi, oggi è il terzo giorno e come vedete ci troviamo in questa bellissima spiaggia. Qui abbiamo già la Giorgina incremata, perché ragazzi dovete sapere che qui fa veramente tanto caldo. E ieri ti sei quasi scottata. Quasi scottata. Ecco la mamma con tutte le sue treccine. Giorgia, che dici? Sei pronta per andare a cercare qualche conchiglia in spiaggia? Sì, babbo, lo sai una cosa poi? Dimmi. Che con le conchiglie, visto che me le voglio tenere per un po', le metto tutte lì dentro. Ok, però lo sai che dall'Egitto le conchiglie non si possono portare, vanno lasciate sempre in spiaggia, lo sapevi questo? Sì, babbo, me l'ha detto la mamma ieri. E allora andiamo a cercare qualche conchiglia, andiamo, okay. Dai, su. Eccola, ho trovato un'altra conchiglia. Vediamo, fammi vedere, mettila sulla mano. Oh, è bella grossa. Poi che cosa hai trovato? Questi due. Ma che sono, sassi? No, questo qua è un pezzo di corallo. Ok. Ragazzi, è fantastico. Guardate, mi trovo proprio in mezzo al mare. Attualmente c'è la bassa marea. E guardate, infatti, guardate i miei piedi. L'acqua praticamente si è ritirata, andata verso il là, e quindi qui ha lasciato praticamente tutta la sabbia. Ragazzi, sono stanchissimo. Siamo arrivati e Giorgia ha trovato un piccolo bottino che dopo dovrà ovviamente ributtare in acqua. Qui c'è tutte le cose, ma soprattutto la cosa più bella sono i coralli. Vediamo, facci vedere allora, questi coralli. Quali un corallo sono? Ok. Io. Poi questo sassolino che non so cos'è, ma è bellissimo. Ok. Poi questi due, lo sai che assomigliano questi no. due? Hai il tavolo, quello della sala pranzo. Il tavolo della sala pranzo? Sì, è di questo. Il marmo? Sì, il marmo. Il marmo, esatto. Potrebbe essere dei sassolini di marmo, bravo, esatto. Poi un altro corallino. Ok. Un pagurino, però dentro non c'è l'animalino. Quindi vuol dire che è morto, poverino. Vero. Poi questo coso qui, che l'hai trovato te? Sì, quella è una conchiglia con ormai il corallo dentro. Questa l'ho trovata io, ragazzi. Questa l'ho trovata io, la più grossa. Tra un po' sono le 11 e ci andiamo a divertire allo schiuma party. Ma babbo, prima io ho visto, quando te ovviamente non stavi registrando, cioè ho visto gli animatori arrivare, quindi tra poco inizia. E vai, Giorgia, stanno per preparare il cannone che sparerà un botto di schiuma, esatto. Se no che cosa? Prun cake, no, schiuma. Cake. Facciamo vedere. Allora, qui c'è tutto l'impianto audio, che dopo sicuramente non riusciremo neanche a parlare, perché la musica sarà tanta tanta alta. E qui c'è il famosissimo cannone che sparerà un sacco di schiuma. Penso la sparerà in questo campo da beach volley, con tutta la musica e insieme alla schiuma che si farà? Si balla! Ragazzi, siamo tornati dallo schiuma party e come avete visto hanno fatto anche il lancio degli Oli Color. Sono tutte quelle polverine colorate che ci si lancia addosso. È stato molto molto divertente. Ma adesso c'è un piccolo problema che vi spiegherà Giorgia. Abbiamo lanciato i colori e mami, vieni. Cioè, a lei si è tolto tutto perché si è passata la schiuma addosso e la maggior parte del colore se n'è andata. E invece a Giorgia guardate un po', guardate il collo, la faccia, le mani, guardate le mani, vediamo le orecchie. Il colore, anche se ci siamo lavati,
Non va? Non va via! Non va via! Ma non solo Giorgia! Ora vi faccio vedere anche io come sono messo! Ragazzi, guardate la faccia di Babbo Salvo! Guardate! Fagli vedere la testa! Le mani! Il collo! E ora vediamo la testa, io ancora non l'ho vista, eh! Com'è? Perché ridi? Perché ride? Scusa babbo, però sembri proprio un pomodoro tutto rosso. Ci andiamo a lavare invece nella nostra doccia in bagno con il bagno schiuma. Sì. E dobbiamo incrociare le dita che il colore vada via. Ok. Ma soprattutto che vada via dal costume. Ma il costume si può buttare, ma la pelle non si può strappare però, eh. È vero. Ragazzi, finalmente bagno fatto, per fortuna è andato via tutto il colore, anche se non del tutto, ma il grosso è andato via. Lì c'è Giorgio che sta giocando a tocca boca. La mamma che prepara l'attrezzatura perché dopo andremo in piscina. E spero che passeranno quelli per pulire la camera, perché abbiamo un disastro in camera, è scoppiata una bomba. Visto che per forza pulire la camera si deve mettere il cartellino, ma qui non c'è il cartellino, venite. Cosa c'è? C'è la cosa elettronica. Ok. Che abbiamo detto, ho messo io, non disturbare, adesso dobbiamo mettere pulisci. Make up. Che c'è scritto make? Up. Make up? Make up. Make up non è il trucco. Ragazzi, si è fatta sera e finalmente si va a cena, che io ho una fame incredibile dopo una giornata a divertirsi in piscina, allo schiuma party, mare. Abbiamo fatto veramente di tutto oggi e ora vi faremo vedere l'outfit per questa sera, partendo dalla mamma, che stasera è particolarmente più bella di tutte le altre sere, si può dire? Ti offendi? No, si può dire. Guardate, questa è la mamma. Sembra quasi un'africana però. Vero? Con questo, diciamo, colore. Colore della pelle e le treccine, sembra quasi una mamma africana. E ora si sposta la mamma e facciamo vedere la Giorgia. Guardate, vieni qua. Spiegaci il tuo outfit, Giorgia. Allora, il mio outfit è completamente normale. Cioè, è nuovo questo vestito, cioè... C'ho questo vestito che quando faccio la giravolta... Ma fa fare che non l'ho vista? Oh! Si gonfia. E poi mi sono rimessa gli orecchini, la collana. Ok. E poi... Le treccine. Che già avevi ieri. Sì, già avevo. E scarpe. Sandalini. Mentre per quanto riguarda me, io molto più easy, cappello, camicia un po' hawaiana, pantalone bianco e abbiniamo alla camicia un po' la scarpa, anche perché l'ho portata arancione, esatto, anche perché l'ho portata e fino ad oggi non sapevo come abbinarla. E a questo punto, se siete voi due d'accordo, si va a cena. Sì! Perfetto, andiamo! Buongiorno a tutti ragazzi, oggi è il quarto giorno e siamo in gita, quindi siamo usciti dalla struttura, dall'albergo, dal villaggio per andare a fare una gita. E adesso, Giorgia, gli vuoi dire te dove siamo? Sì babbo, tanto è facile, siamo nel deserto, siamo completamente finiti nel deserto. Deserto, guarda, vi faccio vedere, è tutto deserto, tranne che giù in fondo, forse non si vede, c'è il mare, il Mar Rosso. Cosa? Perché qui fa tanto caldo. Mentre se mi giro da questa, ciao mamma, sacra mamma, se mi giro da questa parte, guardate ragazzi che bella struttura che troviamo. Questa si chiama, ce lo dice la mamma perché me lo sono dimenticato, si chiama la porta di Allah. La porta di Allah, già sentite proprio la parola Allah. Guardate che bella, è veramente bellissima. Mentre tra un po' invece che cosa andiamo a fare? Andiamo a fare snorkeling, cioè ci metteremo le pinne, mascherine e poi andiamo in fondo al mare a vedere gli squali. No, i pesci. I pesci, esatto. Ragazzi, finalmente dopo diversi minuti di viaggio siamo finalmente arrivati e ora andremo a fare snorkeling. Abbiamo anche la nostra guida che ci porterà a giro per i fondali a trovare dei squali. Pesci, ho sbagliato. Qui è dove ci metteremo per cambiarci. Ok, per cambiarci. E laggiù c'è il mare dove tra un po'. Oh, io stavo cascando. Andremo.
Ok, ci possiamo posizionare qua? Eh sì, ci fermiamo qua un attimo, poi andiamo insieme per fare lo snorkeling con Giorgia. Ok. Snorkeling l'abbiamo fatto, l'avete vista anche voi, è stato veramente fantastico. Abbiamo visto veramente un sacco di pesci, ma ne abbiamo visto uno in particolare che a Giorgia è piaciuto tanto, che si vede spesso anche nei cartoni animati. Vediamo, vediamo Giorgia, qual era il pesce che ti è piaciuto di più? Nemo e Dori, c'era anche Dori. C'era anche Dori, l'hai visto? Sì, sì. Adesso si va in albergo, si mangia, ci si riposa un po' e poi oggi ci aspetta un'altra super... esperienza. Esperienza avventura. A dopo. A dopo. Giorgia, ti piace? Sì, è bellissimo. Non hai paura? No. Guarda. Guarda, pesci! Ragazzi, ci sono un sacco di pesci, ragazzi! Stiamo ragazzi, siamo di nuovo scendendo giù. Guarda, metto le gambe così. Ok. Ragazzi, siamo tornati. Il paracadute è stato, come dice Giorgia, fighissimo. Però ve lo faccio dire da lei. Giorgia, vieni un attimo. Glielo dice ai nostri amici come è stato il paracadute? Il paracadute è stato bellissimo. Ah, no, fighissimo. Sì, anche è fighissimo. Bellissimo e fighissimo. Ma soprattutto, sì? Mi è piaciuto quando si atterrava e okay, anche quando si volava. Ma senti, io quando si è atterrato però ho sbattuto un po' il sederino, però bam, nel centro quello rosso, bam. Poi che cosa è successo però? A Giorgia gli si erano un po' disfatte alcune trecce. Allora siamo ritornati di nuovo lì dal parrucchiere e si è fatta le trecce come quelle della mamma, che ora vi fa vedere. Mi hanno disfatto le trecce, quelle cuscise. Ok, diciamo è la parte centrale della testa qui. Sì. Giusto? E me l'hanno rifatte come quelle dietro. Come quelle e dietro? E anche uguale a quelle della mamma. Sei contenta? Sì, babbo. Ti piacciono di più o di meno? Di più. Di più, eh. Babbo, una cosa. Sì? È la prossima volta che vengo qua a farmi rifare le trecce, me le faccio rifare così, però me le faccio rifare gialle e nere. Gialle e nere come l'ape Maya? Sì. Con questo, ragazzi, abbiamo terminato un'altra giornata. Ora ci laviamo, si va a cena e poi a dormire, perché da stamattina che stiamo facendo veramente, veramente un sacco di attività. Ciao a... domani! Buongiorno ragazzi, oggi è il quinto giorno e guardate dove ci troviamo, siamo nel deserto, perché tra qualche minuto andremo con le dobaghi tra le dune del deserto e ora vi faccio vedere come si sono travestite le nostre donne. Buongiorno!
Buongiorno. Allora, questa è Giorgia. No, no, questa è Cinzia. E questa è Giorgia. Ma perché ti sei messa tutta questa cosa in faccia? Cioè, non me la sono messa io, me l'ha messa un signore, perché andiamo a giro per il deserto, se no mangiamo la sabbia. Esatto, brava. E questa sarà la macchinina piccola che Giorgia guiderà. Non guido io. Sì, ci hanno detto che puoi guidare anche te, perché non c'è bisogno della patente. Esatto. No. Ok, ora andiamo e poi dopo vi faremo sapere com'è andata, va bene? Bella! Ma come hai fatto la mano? Ho preso la mano! Brava! Fatti 5! Allora Giorgio, sai dove siamo? Siamo in una tenda di un biduino. Biduina, esatto. E dopo loro sono anche proprietari anche dei cammelli, che probabilmente ci faremo anche un giro. Ya Hamza! Guarda Hamza! Guarda il telefono da! Ah! Come sono comodi, sono di roccia! Salam alaikum! Salam alaikum Italia! Grande, ciao! Bacia Giorgia, bacia Giorgia! Basta, senza fare il timido! No, grazie! Italia! Yeah, hello, welcome! Ok, video amico! Video, marhaba! Assalamu alaikum, marhaba! Marhaba, alaikum assalam, marhaba! Ok, come on, andiamo! Andiamo, Giorgia! È arrivato il momento del cammello! Sei contenta? Sì! Guarda che va velocissimo! Okay. Oh, guarda qui! Scusa! You, Antar! Ok, bravo camello! Antar si chiama! Antar ti amo! Ciao Antar! Ok, così! Ti amo, così! Yeah, va, fa carezza! Guarda che non mordono, Giorgio, c'hanno i denti, ma non mordono! Antar! Antar, bravo, così, Antar! Bravo, Antar! Vai, dagli l'abbraccio! Bravo, Antar! Ciao, Antar! Ok, due insieme, così! Vai, vai, Giorgia! Italia! Uno! Ecco ragazzi, la Giorgia sta per salire sul cammello per la prima volta nella sua vita. Gialla, oppa. Ok, due, il dentro. Ok. Bravo. Bravo. Oh, ma sei altissima, guarda Giorgia. Vale. Ok, ciao Italia. Ecco ragazzi, anch'io sono sul cammello! Aiuto! Aiuto! Giorgia, come va? Bene! Salam alaikum! Ok amico, una camera, una cammello, ciao! Ragazzi, questo è tutto il deserto, è tutto no, però insomma una parte del deserto. Qui c'è Giorgia, Giorgia biduina, mamma biduina, cammello, ok Giorgia, cammello. Mamma,
Ragazzi, un altro giorno è passato ed è l'ultimo giorno qui che rimaniamo in vacanza, perché domani purtroppo, Giorgia, che si fa? Si va a casa al freddo. Uffi. No, non c'è freddo, diciamo che è un pochino più bassa la temperatura. Ovvio, qui siamo in Egitto, fanno 40 gradi, da noi faranno tipo 30, 28, dai. Va bene. Però sei contenta di ritornare a casa, Giorgia? No. Non sei contenta. Ma questo poi sarà un altro discorso, perché ancora non abbiamo terminato le nostre attività in questo villaggio. Ci manca da fare che cosa, Giorgia? Andare al parco acquatico. E allora ti faccio una domanda, Giorgia. Sei pronta oggi per andare al parco acquatico? Sì, sono prontissima. E allora il costume ce l'hai? Sì. Perfetto. Una domanda, Giorgia, perché ti sei messo questo al contrario? Non lo so. Perché ti sei messa la maglietta, come si chiama? No, insomma, il completo per andare. Ma dove sei messa al contrario, Giorgia? Vabbè, non lo sa nessuno, tranne noi e tutti gli amici da casa. Ok. Ragazzi, siamo quasi arrivati. Abbiamo il fiatone perché la nostra camera è laggiù in fondo. E per arrivare al parco acquatico, che è laggiù, abbiamo fatto tutta questa salita. E io non c'ho più il fiato. Te, Giorgia? Però dai, Giorgia, gli ultimi forse 50 metri e siamo arrivati. Andiamo. Ragazzi, siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta. Guardate, qui c'è il parco acquatico, qui c'è la parte dedicata ai grandi, scivoloni dai grandi, mentre qui abbiamo quello dei bambini. Ma Giorgia farà sia questi che questi. È vero, Giorgia? Sì, è vero. Ora sta prendendo le schede. Grazie alle schede il ragazzo, il bagnino, ci darà gli asciugamani per asciugarci dopo. È vero? Sì. Giorgia, come va? Benissimo. Sta divertendo? Un sacco. Me lo fa vedere un scivolo. Quale scivolo vuoi fare, Giorgia? Quello. Quello lì, vai, ti aspetto giù io. Cioè, vi faccio vedere ragazzi, lì c'è un secchio gigante, ok? Quando si riempie fa una cascata incredibile. Giorgia, sei pronta? Sì. Ancora, 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 casca! Hai cascato, bambina! Dov'è Giorgia? Ragazzi, se questo video vi sta piacendo, lasciate un bel pollicione al canale, ma soprattutto andate ad ascoltare la nostra canzone Avventure in Famiglia. Ok ragazzi, seguiteci. Ragazzi, adesso io e Giorgia andiamo a fare il ciambellone, che è veramente una figata pazzesca. È vero, Giorgia? Sì, è vero. Buongiorno a tutti ragazzi, oggi è il giorno della partenza, cioè del ritorno a casa. Come vedete
Già abbiamo sistemato un po' di valigie, ora queste andranno messe fuori dalla porta perché passeranno i ragazzi per portare poi su pullman. Ma abbiamo un grosso problema, c'è Giorgia che non vuole andare via e sta piangendo come una disperata. Giorgia, amore, ma la vacanza è fatta per essere iniziata e poi per essere finita, Voglio andare via. E che faccio? Ti lasciamo qui? Da sola, senza genitori? E che farai per sopravvivere? Non so. Farai l'egiziana anche te a sistemare un po' le camere? Ah, tu farai quelle che vai a divertirti in spiaggia, in piscina, al mini club, giusto? Dai Giorgia, che bisogna andare a fare colazione e andare a prendere l'aereo. Mettiti le scarpe, che ancora non hai messo neanche le scarpe. Voglio andare via. Mamma, che dici, la console un pochino? Volentieri, ma c'è solo un problema. Quale? Salvo, mi viene da piangere anche a me. Ah, non voglio soldare. Dai, magari c'è qualche tua amichetta che ha fatto amicizia questa settimana e giocherai all'aeroporto con lei. Sì. Va bene? Ora vi dobbiamo lasciare perché dobbiamo muoverci, perché alle 9 abbiamo il pullman che ci porta all'aeroporto. E quindi niente. Anche questa vacanza è terminata e niente, ci vediamo magari dopo quando già siamo a casa. Giorgia, sei pronta per ritornare a casa? No. Come no? Guarda che ti stanno imbarcando, hai visto? Lo so, io non voglio. Vuoi che cosa? Non voglio ritornare a casa. Allora rimaniamo un'altra settimana qui, no? Sì. Però la mamma non so se è tanto d'accordo. Mamma, sei d'accordo di rimanere un'altra settimana no. qui? Perché no? Perché no? Grazie, ciao. 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 Ragazzi, ora dobbiamo staccare la telecamera perché in aereo non vogliono che teniamo la telecamera accesa. Quindi ci vediamo dopo quando siamo arrivati a Milano, ma non vi dimenticate di lasciare un bel like e iscrivetevi al canale. Stavamo per tornare a casa e all'improvviso la macchina si è fermata e guardate un po', siamo al deposito, non mangiamo da questa mattina. Abbiamo Giorgio che piange, poverina, perché vuole tornare a casa. Ora stasera si dorme in albergo, no? Un altro giorno in albergo? No, no.